Dunque l'Italia presto ripartirà. Quando, come sono le domande che ci facciamo, le parole chiave sono omogeneità e progressività delle misure di ripartenza, massima cautela, massima sicurezza per tutti, soprattutto per i lavoratori, i primi lavoratori sono che ripartiranno, saranno 2.700.000 secondo le prime stime del governo e della task force. Buongiorno a Sergio Iavicoli. Buongiorno. Medico, direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell'INAIL, tra l'altro fa parte del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, insomma prende parte proprio attivamente a questa fase 2. Iavicoli, l'INAIL ha stilato delle tabelle sulle quali si basa anche la task force di Colao, con i settori che hanno l'indice di rischio più bassi e che quindi saranno i primi a ripartire. Ci spiega un po' appunto come avverrà questo avvio della fase 2? Beh, innanzitutto non sono proprio delle tabelle, cioè è un documento integrato che tiene insieme un approccio alla comprensione del rischio complessivo del luogo di lavoro nell'ottica dell'esposizione a SARS-CoV-2, ma anche poi di tutte quelle che sono le misure organizzative di prevenzione e protezione, di tutela dei soggetti vulnerabili e di prevenzione dei focolai nell'ottica complessiva di lotta all'epidemia che può fare, che può costituire nel luogo di lavoro, tenendo in primo piano la salute e sicurezza dei lavoratori. Quindi in questo contesto abbiamo mappato non solo la sicurezza complessiva del luogo di lavoro, ma anche l'impatto che ha sulla comunità, nella società, l'attivazione di alcuni lavori, per esempio attivare qualcosa e attivare un'industria del manifatturiero che è un ambiente chiuso ad esterni, un cantiere edile dove non è permesso, quindi la gestione è tutta interna al sistema del lavoro, se non fosse anche di considerare il problema del pendolarismo. Per il resto invece poi se andiamo all'estremo opposto è molto più complesso pensare a un concerto in uno stadio dove si mobilitano grandi masse, grandi aggregazioni. Possiamo dire che le prime attività a riprendere saranno, ad esempio, come ci diceva, le imprese edili, il manifatturiero, i cantieri, forse qualche esercizio anche commerciale, fino poi ad arrivare appunto agli stadi, alle discoteche. In mezzo ci sono bar, ristoranti, per a seconda insomma dei rischi. Beh, diciamo, la decisione dei criteri tiene conto di tanti aspetti. Noi siamo un tavolo tecnico sanitario, quindi il nostro punto è offrire al decisore politico elementi di valutazione complessivi e soprattutto anche offrire quali sono gli strumenti prevenzionali e mitigatori da adottare. Ecco, quali sono i criteri fondamentali, ce li ripeta? Allora, il primo criterio nella valutazione del rischio è l'analisi di come sono i processi lavorativi, cioè quanto le persone tendono a lavorare in prossimità ad altri, proprio per com'è il processo lavorativo. E questo ovviamente noi sappiamo che il distanziamento sociale è un punto importante, quindi lavorare nel riprogettare processi per ridurre questo rischio è uno dei punti primi di riflessione. L'altro sono quali tipologie di lavoro possono esporre più, proprio per la loro natura, più fonti di contagio. E se pensiamo bene, lavori che hanno continuato a lavorare perché erano necessari, essenziali, tra questi c'erano i più pericolosi. Passiamo al settore sanitario, sì, dove ovviamente il trattamento di pazienti Covid-19 è la situazione più rischiosa in questa prospettiva e contesto. E poi invece è l'altra dimensione, che è quella che le dicevo, è l'aggregazione sociale, dove progressivamente si possono trovare anche qui soluzioni organizzative. Lei faceva un esempio sugli esercizi commerciali. Già ora abbiamo visto come è stato nella catena alimentare o nelle farmacie gestito con una serie di misure, per esempio di limitazione dell'accesso nell'esercizio commerciale,
in modo che si evita l'affollamento, si mantiene il distanziamento sociale, ci sono una serie di... Iavicoli, un ascoltatore ci chiede, e gli alberghi dove si collocano? Velocissimo, che abbiamo già il ministro Lanza in attesa. Gli alberghi comunque hanno comunque una permanenza, uno stazionamento prolungato, quindi hanno sicuramente delle complessità di più rispetto a altre cose, però anche in quello si può pensare progressivamente a porre a cautele e pensare a un percorso di gestione di rischio. Noi ci occupiamo di valutazione del rischio, di tutti i rischi in azienda, quindi occuparsi di rischi è il nostro, diciamo, prospettiva. Quindi avere di fronte la mappatura di un rischio non vuol dire non poterlo affrontare, ma capirlo e gestirlo al meglio. E gestirlo. Grazie a Sergio Iavicoli, medico e direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell'INAIL. Grazie e buon lavoro a lei.